Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo ragazzi che se vi va potete seguirmi su Instagram, detto questo, sigla e poi ci diamo dentro col video. Oggi ragazzi parliamo di un caso che ha fatto gran scalpore in Arizona. Per la precisione ci troviamo a Mesa. Questo è un caso che gira attorno alla religione e contemporaneamente alle cose bricconcelle. Capisco che questa frase potrebbe farvi rimanere interdetti, ma alla fine è questo che si rivela essere, questo caso di cronaca. La nostra storia inizia il 9 giugno del 2008. Mimi Hall è una ragazza che non vede l'ora di intraprendere un viaggio in Messico. Però c'è qualcosa di strano, perché il ragazzo con cui sarebbe dovuta partire per andare in vacanza è totalmente sparito. Il ragazzo in questione si chiama Travis Alexander e Mimi l'ha conosciuto l'anno prima, in una chiesa a mormone. E mentre lei vuole rimanere solo sua amica, Travis si è preso una bella cotta per Mimi. Quindi Travis l'ha invitata per questo favoloso viaggio a Cancun, in Messico, tutto pagato da lui, e Mimi di fatto ha accettato. Come vi dicevo, la ragazza non sente Travis da alcuni giorni, quindi inizia a scrivere dei messaggi ai suoi amici e ai suoi colleghi, ma la verità è che Travis Alexander non si fa vivo da ben 5 giorni. Il suo telefono è spento e quindi Mimi a un certo punto decide di andare proprio a casa di Travis, a Mesa, e bussa alla sua porta, ma non ottiene risposta. Quindi poco dopo decide di chiamare una sua amica che la raggiunge sul posto con il suo fidanzato. I ragazzi hanno bussato, hanno citofonato, hanno urlato il nome di Travis, ma niente. Nessuna risposta. Solo il cane di Travis si fa sentire. Poi però finalmente i ragazzi trovano un amico di Travis che conosce la combinazione per poter accedere al suo garage. Quindi i ragazzi inseriscono la combinazione ed entrano nel garage. Una volta entrati, si dirigono immediatamente al secondo piano, ma la camera di Travis è chiusa. Non c'è assolutamente nessuno che risponde. I ragazzi di conseguenza iniziano addirittura ad urlare il suo nome fuori da camera sua, ma nessuno di nuovo risponde. A questo punto le persone che hanno iniziato a cercare Travis iniziano ad essere un tantinello preoccupate. Di conseguenza cosa decidono di fare? Decidono di andare a bussare al coinquilino di Travis. Quindi bussano alla sua porta e lui risponde, chiede scusa, dice che stava seguendo un film con le cuffie, quindi non ha sentito assolutamente la presenza dei ragazzi in casa. Poi però Zach aggiunge che era convinto che Travis fosse già partito per il Messico. Gli amici di Travis però protestano e gli dicono no, la partenza di Travis era prevista per domani ed è sparito ormai da un bel po' di giorni, tu hai sue notizie? Zach, il coinquilino di Travis, sostiene di non vederlo da ormai una settimana, però in camera sua ha delle chiavi di scorta della camera di Travis. Quindi Zach cosa fa? Prende la seconda chiave di Travis e fa per aprire la porta. E purtroppo la scena che gli si palesa davanti è davvero davvero agghiacciante. Nel bagno della camera di Travis c'è l'uomo, nella doccia, senza vita. I ragazzi vedono che c'è un sacco di sangue, troppo sangue, quindi chiamano il 911. Ovviamente denunciando il fatto. Il detective che interviene sulla scena del crimine si chiama Esteban Flores. Sulla scena poco dopo arriva anche Juan Martinez, il procuratore della contea di Maricopa. Quindi Juan con Esteban entrano nella stanza di Travis Alexander. C'è sangue ovunque, per terra, sulle pareti. Sul muro c'è addirittura spiaccicata un'impronta digitale insanguinata. Quindi, che succede? I medici legali rimuovono il corpo di Travis Alexander per poterlo studiare in modo più approfondito, mentre le autorità perlustrano la scena cercando prove, come ad esempio impronte o ancora capelli. Ed è in questo caso che il detective Flores si rende conto che sulla scena del crimine è presente un bossolo di una calibro 25. Di conseguenza gli agenti cosa fanno? Cercano tracce di armi in casa, ma senza risultato. Inoltre i detective non trovano assolutamente alcun segno di effrazione. Questo vuol dire che chi ha colpito Travis aveva la sua fiducia. Si conoscevano. Dopodiché il detective Flores e Juan Martinez si dirigono in garage, dove è presente anche la lavanderia. E proprio nella lavatrice viene trovata una macchina fotografica. Quella macchina fotografica era di Travis, sicuramente, ma soprattutto appariva come una macchina fotografica nuova. I detective immediatamente provano ad accenderla, senza risultato, ovviamente. Però la memory card della macchina fotografica, forse, è salva. E dentro quella memory card possono esserci delle foto che potrebbero dare ai detective una mezza pista da seguire. Parliamo quindi del tragico evento avvenuto per l'esattezza il 4 giugno del 2008, quando un ragazzo di 30 anni, Travis Victor Alexander, viene freddato nella sua doccia, a casa sua. L'evento lascia letteralmente senza parole le persone attorno a lui, perché Travis a primo impatto può davvero essere definito come un ragazzo perfetto.
Lui è un uomo realizzato, ha tanti amici, è davvero di bell'aspetto. E peraltro Travis è molto devoto perché fa parte dei mormoni. Nonostante ciò, l'infanzia dell'uomo è stata sicuramente burrascosa. Travis nasce a Riverside, in California, da Gary David Alexander e da Pamela Elizabeth Morgan Alexander. Il punto è che Travis e i suoi fratelli vivono un grosso disagio. I loro genitori hanno un grosso problema di dipendenza. Purtroppo l'infanzia di Travis e dei suoi fratelli è orribile. Spesso sua madre Pamela sparisce per giorni solo per andare in giro a bere, lasciando da solo Travis e i suoi fratelli senza cibo. Alcune volte Travis ha anche ammesso di aver dovuto mangiare del cibo andato a male in quel periodo per riuscire a sopravvivere. Però per Travis c'è una svolta, perché fortunatamente all'età di 10 anni lui e i suoi fratelli sono stati affidati ai nonni paterni, che erano mormoni. Da quel momento Travis è cambiato totalmente, la nonna l'ha avvicinato alla religione e crescendo Travis è diventato davvero un bravo ragazzo. Ha un ottimo lavoro, fa il venditore per prodotti di servizio legale e fa anche lo speaker motivazionale. A questo punto giunge il 2004 e Travis ha deciso di stabilirsi a Mesa, in Arizona, principalmente perché a Mesa c'era la più alta comunità di mormoni dopo Salt Lake City, nello Utah. A Mesa Travis vive in una grande casa, ha una bella macchina, dà l'idea di condurre un certo tipo di vita, insomma, Travis appare proprio come un uomo di successo. Fino a quel momento, quindi, la polizia non trova assolutamente nulla di strano, il detective Esteban Flores lo sa benissimo, però decide di scavare più a fondo, cercando di andare oltre all'immagine da uomo di successo che aveva Travis. Ed è proprio in questo modo che le autorità prendono coscienza del fatto che Travis avesse giusto un piccolo problemino. Prima di arrivare però al problemino di Travis, vorrei un attimino illustrarvi il contesto. Travis è un mormone e i mormoni hanno ciò che si chiama legge di castità, ossia non gli è permesso avere relazioni bricconcelle al di fuori del matrimonio. Travis non è sposato, ma ha comunque letteralmente rotto il suo voto di castità. La verità è che Travis Alexander vive letteralmente una doppia vita. Da un lato c'è il desiderio di divertirsi, di fare cosacce, ma dall'altra parte c'è ugualmente il desiderio di comportarsi da bravo mormone, che cerca una moglie col fine di mettere su una famiglia. Però all'improvviso Travis inizia a sentirsi troppo bene in quell'immagine che dà di sé. È di bella presenza, un buon lavoro e di base è visto come uno scapolambito. E a lui piace troppo il modo in cui le persone lo guardano, tanto che non riesce assolutamente a impegnarsi seriamente in nessuna relazione amorosa, anche perché lo corteggiano diverse ragazze e Travis non riesce proprio a resistere. Però torniamo un attimino a giugno del 2008. A pochi giorni dalla tragedia di Travis, una delle ragazze che Travis aveva frequentato contatta la polizia. Il suo nome è Jodi Ann Arias. A questo punto il detective della polizia di Mesa, ossia Esteban Flores, si rimette in contatto con Jodi proprio per chiederle cosa volesse e perché l'avesse cercato. Jodi al telefono ha sostenuto che era molto amica di Travis e quindi voleva essere d'aiuto. La sua ripartita l'ha scioccata e racconta di aver avuto una relazione con Travis che ha avuto inizio nel 2007. Si sono frequentati per qualche mese e poi si sono lasciati, però sono rimasti in buoni rapporti. Infatti la ragazza racconta di essere rimasta a vivere a Mesa fino ad aprile del 2008. Dopodiché è tornata in California e da quel momento non ha più visto Travis Alexander. Ma a pochi giorni dalla chiamata con Jodi, esattamente 8 giorni dopo la dipartita di Travis Alexander, il detective Flores prova a chiamare più amici di Travis proprio per poter procedere con le indagini. Tra i tanti amici di Travis che sono andati a farsi prelevare DNA e impronte digitali, c'è una donna di nome Sky Hughes. Quando Flores ha chiesto a Sky se avesse anche solo un'idea di chi potesse aver fatto fuori Travis Alexander, la ragazza non ha avuto alcuna esitazione, ha risposto assolutamente sì. Poi ha pronunciato un nome che già conosciamo, Jodi Ann Arias, l'ex fidanzata di Travis Alexander. Quindi Jodi, la presunta colpevole, ha deciso di chiamare il detective assegnato al caso. Perché mai? Voleva depistarli? C'è qualcosa che Jodi non voleva far sapere ai detective riguardo i trascorsi avuti con Travis? Insomma, per qualsiasi motivo l'abbia fatto, a mio parere, Jodi non ha fatto una mossa furba in quel momento. E mentre la polizia indaga su chi possa essere il colpevole del crimine, gli amici della vittima puntano tutti il dito verso l'ex di Travis, ossia verso Jodi Ann Arias. E infatti per questa situazione ci sono già dei punti di vista che non combaciano. Ad esempio, Jodi sostiene di aver lasciato lei Travis per concludere la relazione, ma gli amici di Travis sostengono esattamente il contrario. Non era stata Jodi a lasciare Travis, bensì il contrario, Travis aveva lasciato Jodi perché era totalmente fuori di cotene, era proprio una fuori di melone
incredibile. Quindi Sky Hughes, l'amica di Travis, racconta che tutto sommato lei e gli amici di Travis in un primo momento hanno avuto una buona impressione su Jody. Sembrava proprio fosse la ragazza giusta per Travis. Però la verità è che la relazione tra Travis e Jody è una di quelle classiche relazioni tira e molla. Una di quelle relazioni che non riesci a guardare in modo serio. Ma quindi, Jody può aver fatto qualcosa contro Travis? Il detective Flores a questo punto ha un dubbio, dopo aver sentito la versione degli amici di Travis. E quindi decide di scavare anche nella vita di Jody, proprio per capire meglio le dinamiche della relazione che c'è stata tra lei e Travis Alexander. Torniamo quindi al 2006, quando Jody vive con un ragazzo molto più grande di lei e vive nel sud della California. Jody però ha parecchi problemi finanziari e di conseguenza cerca in continuazione un lavoro. Jody quindi ha fatto domanda per un lavoro nella società di Travis. La società di Travis ha risposto, assumendola per un periodo di prova. Di conseguenza, Jody ha deciso di andare a Las Vegas per partecipare ad un convegno nel 2006 con una sua amica. Dovete sapere che ogni convention aziendale inizia con un ricevimento, di solito il giovedì sera, e ogni dirigente in azienda riceve due biglietti per l'evento. Sicuramente il secondo biglietto solitamente è riservato per le mogli dei dirigenti, ma Travis in quel momento è single e quindi i suoi colleghi gli hanno organizzato una specie di appuntamento al buio proprio con Jody e Arias, una ragazza molto molto bella entrata in azienda da poco. Jody non si è ancora ben inserita nell'azienda e di colpo si ritrova con Travis, che era considerato uno degli uomini di punta della società. Ma dobbiamo fare una pausa perché dobbiamo mettere in luce un altro punto. Chi diavolo è Jody Arias? Jody è nata il 28 luglio del 1980 a Salinas, in California, da William e Sandra Arias. Jody ha avuto un'infanzia normale, serena. Ma crescendo durante l'adolescenza, Jody si ritrova dinanzi un problema che però non riesce neanche ad identificare come tale. Jody cambia continuamente ragazzo. E sì, potrebbe essere anche che si volesse divertire al tempo. Ma la verità è una. Jody odia rimanere da sola. Non ce la fa. E d'altro canto è anche una bella ragazza, quindi fa in fretta a far colpo sugli altri ragazzi. Questa sua tendenza ad aggrapparsi ad un uomo dopo l'altro, negli anni per Jody si trasforma in una debolezza. Torniamo quindi al convegno di Las Vegas, quando Jody incontra per la prima volta Travis Alexander, un uomo potente, di bell'aspetto e mormone. E Travis certamente non disdegna Jody, anzi tutt'altro. Il punto è che Jody abita lontana da Travis, quindi anche se quella sera durante il convegno c'era stata una certa intesa tra i due, alla fine si sono salutati e ognuno ha preso la sua strada. Ma tornata a casa a distanza di pochi giorni dalla convention, Jody è già pronta a dire al suo fidanzato che tra loro sarebbe finita presto. Questa ragazza ha chiuso una relazione di 4 anni come se nulla fosse, dicendo che si stava tenendo pronta per il suo nuovo marito, ossia Travis. E dall'altro lato Travis ne è lusingato. Anzi, tutt'altro, Jody è una gran bella ragazza, quindi quando decide di lasciare il suo fidanzato per lui, Travis non se ne lamenta assolutamente. Però per Travis c'è un problema essenziale. Jody non è una mormone. Quindi a distanza di pochi mesi dal fidanzamento con Travis, Jody sceglie di diventare mormone. Jody e Travis abitano in stati diversi, questo è vero, ma Jody sente di avere un legame profondo con Travis. E infatti, a febbraio del 2007, i due si fidanzano ufficialmente. Il punto è che Jody e Travis non sono proprio una di quelle classiche coppie mormoni, diciamola così. Insomma, loro già devono vivere una relazione a distanza, che è di per sé difficoltosa. Quindi fanno spesso brevi vacanze per incontrarsi nelle varie città e ovviamente non evitano di fare le cose sporcaccine. Anche se la religione mormone ha il voto di castità e non prevede questa condotta prima del matrimonio. Il punto è che Jody non si rende conto che in quanto donna mormone, se fa le cosacce con Travis, in futuro, in caso con Travis non andasse, di certo agli occhi di un altro uomo mormone, Jody non sarebbe certo passata come la ragazza perfetta, ma lei non importava, neanche ci pensava effettivamente a questa eventualità. Jody vuole essere per Travis l'unica donna. Il punto è che per quanto Jody nutra dei sentimenti per Travis, la loro relazione non riesce proprio a decollare, non riesce a farsi seria. Continua ad essere un rapporto semplicemente fisico, niente di più. Ed è quindi in questo modo che nel giugno del 2007 la relazione tra Jody e Travis giunge al termine. A questo punto però Jody fa una cosa assurda che io onestamente non mi sono assolutamente spiegata. Perché Jody e Travis, prima di lasciarli, avevano una relazione a distanza. Jody stava a casa sua nella California del Sud, mentre Travis stava in Arizona a Mesa. Ebbene, esattamente dopo essersi lasciati, Jody si trasferisce a Mesa, in Arizona,
proprio per stare più accanto a Travis, ma usa anche un'altra scusa. Jody sostiene che vuole immergersi ancora di più nella religione mormone, ed in effetti l'Arizona per questo fine è perfetta. Dall'altra parte c'è Travis, che sostiene in continuazione di voler Jody fuori dalla sua vita. Peccato che continui a farci le cosacce, perché a detta sua Jody lo provocava. Jody quindi dice al detective Flores che Travis non nutriva assolutamente gli stessi sentimenti che provava lei. Jody aveva la sensazione di essere una dilettante. E infatti ad aprile del 2008 lascia l'Arizona per andare a Eureka, in California, col fine di ricominciare una vita con i suoi nonni. A Flores però manca qualche pezzo e quindi si rimette in contatto con Judy e gli chiede dove si trovasse nel periodo in cui era avvenuto il tragico evento a Travis, il 4 giugno del 2008. Judy racconta che il 2 giugno è partita per un viaggio verso Salt Lake City, sia per vedere degli amici che per una convention di lavoro, ma anche perché doveva vedere la sua nuova fiamma, Ryan Burns. Jody sostiene di essere arrivata a Salt Lake City il 5 giugno. Il detective Flores di conseguenza chiama Ryan Burns per sentire la sua versione. Il ragazzo sostiene che Jody è arrivata da lui il 5 giugno del 2008, verso le 11 del mattino. Ryan racconta al detective che Jody di solito aveva una folta chioma bionda, ma in quel giorno aveva i capelli scuri, se li era scuriti con una tinta. Inoltre Jody aveva anche diversi cerotti sulla mano, perché a detta sua si era tagliata. Per il resto Ryan dice che Jody è rimasta con lui tranquillamente, non sembrava assolutamente provata o pentita, anzi stava benissimo. Per il detective Flores anche una semplice tinta può risultare sospetta. Dettagli sulle mani però risultano molto ma molto sospettosi di un cambio colore dei capelli. Però la verità era che Jody era a Salt Lake, non a Mesa, e non poteva trovarsi i due posti contemporaneamente, di conseguenza la colpevole non era lei. Ma a questo punto arriviamo al 15 luglio del 2008, quando nell'ufficio dello sceriffo di Siskiyou, più precisamente a Eureka, in California, Jody e detective Flores si incontrano per la prima volta dal vivo. Nathan Mendez, l'ex investigatore principale della contea di Siskiyou, ha sostenuto di aver visto Jody entrare in centrale tranquillamente. Nello stesso momento lui si è diretto nella sala osservazione per assistere all'interrogatorio. Il detective Flores dice a Jody che ha guidato fino a lì proprio col fine di parlare con lei. Sta lavorando al caso di Travis da quando è avvenuto e racconta a Jody che è assolutamente convinto che lei abbia delle informazioni. Insomma, il detective Flores è convinto che la ragazza sappia più di quello che ha detto. Quindi il detective Flores inizia ad indagare su Jody e sulla natura della relazione che aveva con Travis. Le dice tranquillamente che aveva parlato con più persone attorno all'uomo, come i suoi amici, e tutti quanti puntavano il dito proprio verso di lei. A questo punto Jody sostiene che il problemuccio di Travis, ossia il fatto di essere una persona che faceva cosine sporcaccine perché non aveva modo di gestire i suoi impulsi, lo metteva in imbarazzo e infatti non voleva parlarne. Jody dice che era per questo che la loro relazione era costituita da un tira e molla continuo. E quindi a questo punto il detective Flores indaga sul viaggio di Jody da Eureka, in California, a Salt Lake City, nello Utah. Jody è partita il 2 giugno da Eureka. Sostiene di essere andata fino a Santa Cruz per poi sostare a Monterey. Poi ha guidato verso Pasadena e si è diretta verso Las Vegas. Però Jody sostiene di essersi persa e quindi dice che si è anche fermata più volte per riposare perché non aveva assolutamente alcun problema a dormire in macchina. Quindi Jody, per arrivare a Salt Lake City, sostiene di averci messo più di 48 ore. Però il viaggio effettivo durerebbe circa 22 ore e Jody sostiene di avercene messe molte ma molte di più. Quindi il detective Flores, con tutta la tranquillità del mondo, le dice che stando alla descrizione del suo viaggio avrebbe tranquillamente avuto tempo per arrivare a Mesa in Arizona, freddare Travis e arrivare quindi a Salt Lake City entro il 5 giugno per le 11 del mattino. Il detective Flores per di più rincara la dose, dicendo a Jody che sulla scena del crimine è stato ritrovato il suo DNA. Ma perché mai, vi chiederete voi? Ebbene, durante le indagini molte persone si sono recate in modo volontario al dipartimento di polizia di Mesa per donare un campione biologico e le impronte digitali, e una di queste persone era proprio Jody. Il detective Flores quindi a questo punto è diretto e gli dice: abbiamo i suoi capelli insanguinati e la sua impronta del palmo della mano sulla scena del crimine. A questo punto Jody, con tutta la tranquillità del mondo, risponde: beh, posso spiegare la presenza dei miei capelli. I miei capelli sono ovunque in quella casa, in ogni centimetro quadrato. Se cercate dei capelli, troverete sicuramente tantissimi miei capelli in quella casa. Nonostante le prove raccolte dagli inquirenti, Jody continua a dire che non si è avvicinata minimamente alla casa di Travis la notte in cui è stato freddato. Flores a questo punto si spazientisce, guarda Jody e le dice: mi deve dire la verità. E poi inizia a ipotizzare cosa possa essere capitato, dicendole: Jody, andiamo.
era a casa di Travis e avete avuto un rapporto bricconcello. Lo so perché ci sono le foto che lo dimostrano. Ebbene, il detective Flores non sta mentendo per convincere Judy a parlare. La polizia è riuscita davvero a recuperare le foto presenti nella scheda di memoria della macchina fotografica trovata nella lavatrice di Travis. E quelle foto rappresentano una prova schiacciante. Peraltro, durante l'interrogatorio, Jody sembra stupita, chiede addirittura di vedere queste foto. Le foto parevano quelle di un modello un po' trash, che stava in doccia, tutto gocciolante. E tutte quelle foto avevano impresso una data molto importante, la data in cui erano state scattate, ossia il 4 giugno del 2008. Pensate che la serie di foto ha anche l'orario, che indica letteralmente i secondi. La macchina ha smesso di fare foto esattamente alle 5:30 del pomeriggio. In una di queste foto, peraltro, appare Jody con delle fantastiche treccine, mentre in una l'altra c'era Travis messo allo stesso modo, spaparanzato a letto. Dopo che il detective Flores ha mostrato tutte le foto a Jody, le chiede: vuole ancora dirmi che non è andata a mesa il 4 giugno? Mi vuole raccontare che quel giorno non è stata a casa di Travis e non ha fatto le cose bricconcelle con lui? Vuole davvero dirmi che lei non c'entra nulla con la tragedia avvenuta a Travis? A questo punto si vede chiaramente Jody, durante l'interrogatorio, dire: beh, non saprei, queste foto mi appaiono convincenti, ma so che possono essere state modificate, così come può essere alterata la data e l'ora in cui sono state scattate. Ma alla fine il detective Flores mostra alla donna una foto in particolare, che purtroppo la mostra dopo il terribile gesto che ha compiuto contro Travis. Flores le dice: questa è chiaramente lei, Jody, questi sono i suoi piedi, questi sono i suoi pantaloni e lì dietro c'è Travis. A questo punto Jody inizia un po' a tremare la voce e dice: sì, questo è il suo bagno, ma quello che vedete sulla foto non è assolutamente il mio piede. Il detective però insiste e dice: Jody, questi sono i tuoi pantaloni. E poi continua e gli dice: Jody, non ho alcun dubbio sul fatto che lei sia colpevole. È chiaro, Jody, non ho alcun dubbio su questo punto. Può anche continuare a dirmi per tutta la vita che lei non era lì e che non c'entra niente. Io non le credo. Jody insiste dicendo che non c'era alcun motivo per spingerla a fare del male a Travis e quindi continua con la sua stessa identica versione del solito. Lei non è mai stata in Arizona. Quindi il detective Flores, dopo ore e ore di interrogatorio, arresta Jody per omicidio di primo grado. Il detective quindi le spiega che verrà schedata e fotografata e Jody chiede al detective se può sistemarsi prima di fare la fotosegnaletica. Pare che a Jody non importi più di tanto del fatto di essere arrestata, ma del suo trucco e parrucco. E questo ovviamente è alquanto sospettoso. Poco dopo Jody viene lasciata sola nella stanza degli interrogatori e la videocamera la riprende mentre si mette in ginocchio e fa una verticale per poi iniziare a cantare. Quando il detective Flores era nella stanza, Jody stava piangendo. Era alquanto disperata. Ma appena il detective lascia la stanza, Jody si chiude totalmente in se stessa e inizia a sembrare letteralmente apatica. Però Jody, per fare la foto segnaletica, si è messa in posa. Ha chiesto se i capelli erano a posto e poi ha fatto un mezzo sorriso. Questo comportamento ovviamente è alquanto bizzarro e ha messo in luce che tipo di persona fosse Jody. Non le importava nient'altro se non di se stessa e delle sue priorità. Il giorno dopo continua l'interrogatorio di Jody e al posto di Flores va un'investigatrice che prova a far leva sul lato umano di Jody, sulla sua sensibilità. Era come se la detective dicesse: Jody, da donna a donna, dai, puoi dirmi tutto, che è successo? Ma Jody in questo caso si chiude completamente in se stessa. Non interagisce con la detective e alla fine sostiene che preferisce parlare con il detective Flores. Quindi Flores entra nella stanza degli interrogatori mentre la sua collega ne esce. E l'uomo decide di usare un approccio più tranquillo con Jody questa volta. Quindi le dice: vuole provare a confidarsi con me per provare a raccontarmi cosa sia successo quel giorno? Jody per la prima volta dice sì. Però poi aggiunge: non credo di essere pronta a farlo, cioè non c'è molto da dire. Il detective quindi parte, incalza e gli chiede: quindi Jody era andata in visita da Travis e lo scopo qual era? Il solito? Jody annuisce appena e quindi Flores non molla, continua a chiederle: e si ricorda perché ora è arrivata da Travis? Jody risponde: erano le 3 del mattino, era buio. Dopodiché racconta che lei e Travis sono andate a dormire dopo il suo arrivo e nel pomeriggio, quando si sono svegliati, hanno iniziato a fare le cose birichine. A questo punto Flores chiede a Jody che cosa è successo, cos'è andato storto. Le ultime foto che lei ha scattato sono state fatte tra le 5:20 e le 5:30. Che cosa è successo? Jody inizia a piangere e dice: è meglio che tutti la pensano così, è meglio che tutti pensino che sia io la colpevole. A questo punto il detective Flores si irrigidisce e le risponde: no, non è giusto se non è colpevole. Sta per caso coprendo qualcuno, Jody? Chi potrebbe fare una cosa simile? A questo punto Jody in lacrime crolla
e dice: le dirò tutto quello che so e che ricordo. Quindi Jody racconta che stava facendo delle foto a Travis in bagno. Si è girata di colpo e si è reso conto che nel corridoio erano presenti due persone, un uomo e una donna. Due intrusi che Jody descrive come sicuramente bianchi, americani, con un passamontagna addosso e armati. Jody quindi sostiene che si è spaventata e si è nascosta dentro la cabina armadio. Ma l'uomo l'aveva trovata, non le aveva fatto del male, aveva solo ordinato alla donna di finire il lavoro mentre lui la teneva sotto tiro. Poi Jody sostiene che non si sa come, quando, perché si è ritrovata a lottare contro la donna che l'ha aggredita. E ad un certo punto, secondo la sua versione, i due rapinatori hanno iniziato a litigare perché lei voleva freddarla, ma lui no. Quindi Jody racconta che la donna rapinatrice stava strillando come un'ossessa a casa di un tizio che voleva rapinare. Certo, certo, Jody, ci crediamo tutti, certo. Secondo Jody, l'uomo ha convinto la donna a lasciarla perdere dicendole semplicemente: non siamo venuti per questo motivo. Jody quindi ha continuato a raccontare questa versione totalmente assurda della sua storia, dicendo che gli intrusi, i ladri, l'avevano lasciata andare, ma le hanno detto che sapevano chi era e che se avesse parlato non ci avrebbero messo molto a farsi avanti per fare del male a lei e alla sua famiglia. Quindi Jody è scappata, è salita sull'auto ed ha guidato verso Salt Lake City. Dopo questa fantastica storia, il detective Flores guarda Jody e gli dice: faccio questo lavoro da molto tempo, Jody, e le giuro di non aver mai sentito prima una storia tanto assurda e bizzarra come questa. Basta mentire, Jody, dica la verità. Jody risponde semplicemente: ho paura per l'incolumità della mia famiglia. In ogni caso, nel frattempo, Jody, ossia la sospettata, è dietro le sbarre e il caso viene affidato a Juan Martinez, il procuratore della contea di Maricopa. L'uomo dice che nel 2008 era ormai nella sezione omicidi da ben 12 anni e nonostante Martinez sia un uomo dall'aspetto abbastanza gracile, quando doveva interrogare dei testimoni riusciva sicuramente a farli confessare. Condannare Jody per omicidio di primo grado però non è così facile come sembra. Juan Martinez doveva dimostrare che dietro quella tragedia c'era premeditazione, ossia una pianificazione che può richiedere mesi, giorni, settimane o ancora minuti. Che cosa ha causato la dipartita di Travis? Era premeditato oppure è stato un eccesso di ira, un litigio finito male? Juan Martinez quindi analizza il caso e si prepara per il processo contro Jody. Il crimine commesso è davvero molto violento e quindi per l'imputata hanno richiesto la pena di morte. Intanto il caso inizia a diventare di rilevanza mediatica e ciò che ha fatto più parlare l'America è stata proprio la foto segnaletica di Jody. Sembrava più che altro una foto glamour, non una foto segnaletica. Jody, di conseguenza, dopo aver pensato la sua storia, fa un altro passo. Decide di farsi vedere sui media e di raccontare la sua storia. In un'intervista sostiene che due persone avevano aggredito Travis e non è mai stata lei la colpevole, lei non ha mai fatto nulla. Jody in quell'intervista ha detto che Dio e Travis erano assolutamente consapevoli della sua innocenza. Pensate che Jody teneva addirittura conferenze stampa dentro la prigione, sostenendo che sì, le prove contro di lei erano abbastanza convincenti, ma nessuna di quelle prove dimostravano la sua effettiva colpevolezza. Jody si presenta al pubblico come una ragazza dolce, dai modi di fare garbati, e probabilmente Jody pensa che in questo modo avrebbe reso meno pesante la sua condanna. Arriva poi il 2009 e Kirk Nurmi, un avvocato d'ufficio, gli viene assegnato il caso di Jody. Kirk nel 2009 lavorava come difensore civico per la contea di Maricopa dall'incirca 9 anni. Il primo incontro tra Kirk e Jody è stato molto rilassato. L'avvocato ha detto di non aver mai avuto l'impressione di parlare con una donna crudele o con un'assassina, ma d'altro canto pareva che Jody stesse prendendo un po' alla leggera la situazione per una che rischiava la pena capitale. Man mano che il tempo passa, il rapporto tra Jody e Kirk e il suo avvocato si solidifica sempre di più e si sentono anche tutti i giorni. E le chiamate di Jody verso Kirk sono sempre più strane ogni giorno che passa. Pensate che Jody era arrivata addirittura dal nulla a chiedergli di prendersi cura del suo gatto. Ma che domanda è da fare ad un avvocato d'ufficio, poi? Intanto Kirk Nurmi, l'avvocato di Jody, studia il caso e si rende conto che la versione data da Jody sull'aggressione non stava in piedi, non aveva alcun senso. La storia di Jody era ridicola, quindi Kirk si rende conto che deve parlare con Jody per capire come fosse il rapporto tra lei e Travis. Quindi arriviamo a giugno del 2010, quando Jody cambia versione: niente più intrusi col passamontagna. Jody si dichiara colpevole, ma tira fuori la legittima difesa. E d'altro canto, con le prove raccolte, la legittima difesa poteva assolutamente essere valida. Arriva gennaio 2013, le persone chiedono la resa dei conti al processo, non ce la fanno più. Pensate che il giorno prima del processo c'erano già fuori dal tribunale
una folla di persone e un sacco di furgoncini delle varie emittenti televisive. C'era addirittura gente in fila per i posti del pubblico in aula. La gente aveva addirittura preso giorni di ferie per assistere al processo. Arriviamo quindi al 2 gennaio 2013, quasi a 5 anni dalla dipartita di Travis. Inizia il processo. Arrivano quindi le arringhe iniziali e Martinez evidenzia un movente per il fatale gesto compiuto da Jody: la gelosia. Infatti gli investigatori hanno scoperto che il 28 maggio del 2008, alle 9:25 di sera, Jody ha inviato un messaggio a Travis rispetto al viaggio che avrebbe dovuto fare di lì a poco, a Cancun, in Messico. Quell'anno Travis sarebbe andato a Cancun con Mimi Hall e non con Jody. Quindi Martinez ipotizza che Jody abbia freddato Travis per questo motivo. E direi che in questo quadro la legittima difesa non ci sta molto bene. È a questo punto il turno della difesa. E il codifensore di Jody, Jennifer Wilmot, prende la parola. Jennifer doveva riuscire assolutamente a far ribaltare gli eventi, proprio per toccare le emotività dei giurati e quindi potergli spiegare le motivazioni di Jody. Jennifer Wilmot, a proposito della relazione con Travis, sostiene che potrebbe sembrare che i due avessero una relazione stabile, normale, sana, ma non era assolutamente così. Per Jody la realtà è totalmente diversa, perché Jody rappresenta il piccolo sporco segreto di Travis. E a questo punto è accaduta una cosa: la difesa si è messa a processare la vittima. Jennifer Wilmot non si ferma. Sostiene che Travis fingeva di essere l'uomo religioso, mormone e vergine, ma in realtà conduceva una sorta di doppia vita. Travis spingeva in continuazione Jody a fare le cosacce con lui e nelle ragazze effettivamente aveva trovato quella relazione un po' bricconcella di cui Travis aveva effettivamente bisogno. Nel frattempo però, secondo Jennifer Wilmot, Travis, mentre si tiene Jody buona, continua a cercarsi una ragazza mormone ed illibata. E quindi cosa ha mosso Jody a compiere quel fatale gesto? Facile: i ripetuti abusi di Travis. Il 4 giugno è stato per la ragazza il giorno di non ritorno. Jody si è dovuta proteggere. Secondo la versione della difesa, il giorno della tragedia, mentre Jody era lì a fare le foto a Travis nella doccia, inavvertitamente aveva fatto cadere la macchina fotografica di Travis, che quindi si era spazientito. La stessa macchina fotografica che poi è stata ritrovata nella lavatrice, in lavanderia. Secondo la versione della difesa, a questo punto Travis le aveva messo davvero le mani addosso. E per di più, non era la prima volta che lo faceva. Travis aveva detto a Jody che era una buona nulla, le aveva insultata in modi non troppo carini, per poi minacciarla di toglierla di mezzo. A questo punto il tutto è un ping pong tra difesa e accusa. E tutto si basa sulle intenzioni di Travis, sul tipo di uomo che era. Era un uomo violento? Irascibile? Oppure invece era un uomo rispettoso? Mimi Hall, la ragazza che doveva partire per il Messico con Travis, va al banco dei testimoni chiamata dall'accusa. Mimi conosceva Travis, come vi ho già detto, perché si sono incontrati nella chiesa mormone. Mimi però aggiunge anche che Travis non è mai stato fuori luogo con lei. Inoltre Juan Martinez mette un focus sul bossolo che hanno trovato sulla scena del crimine, un bossolo calibro 25. Ed ecco che sul banco dei testimoni arriva un agente di polizia di Irica, in California, ossia Kevin Friedman. Kevin era un agente di polizia di Irica da circa 6 anni e mezzo. Il 28 maggio del 2008 racconta che è successa una cosa un po' stranetta a Irica. L'abitazione di Caroline e William Allen è stata svaligiata. In quel momento Kevin Friedman si occupava di casi di furto. Però nel caso di Caroline e William Allen sono state rubate davvero poche cose: un lettore CD, un lettore DVD, dei contanti e infine una pistola calibro 25. E mentre l'agente Friedman sta interrogando gli Allen, ecco che appare una macchina davanti alla loro abitazione. Una ragazza esce dalla macchina. È la nipote di Caroline e William. Sarà preoccupata, insomma. Ma quella nipote, una volta che si precipita in casa, si rivela proprio essere Jody, che per l'appunto si era trasferita da poco dai nonni. Prima stava in Arizona. La rapina a casa dei nonni di Jody avviene esattamente una settimana prima della dipartita di Travis Alexander. Inoltre, la pistola del nonno di Jody era dello stesso calibro della pistola che aveva fatto fuoco contro Travis. La stessa identica pistola. Però la verità è che la polizia di Mesa non ha mai realmente ritrovato l'arma. Non c'è quindi la sicurezza che la pistola usata contro Travis fosse la stessa sparita a casa del nonno di Jody. Dopodiché per la difesa prende la parola Kirk Nurmi e chiama sul banco dei testimoni Daryl Brewer. E qui voi mi starete chiedendo: ma chi è Daryl Brewer? Beh, ma sentito nominare. E avete ragione. Sappiate che Daryl Brewer non ha mai voluto farsi riprendere dai media. Aveva 20 anni in più di Jody ed era il suo ex ragazzo. Daryl Brewer era stato fidanzato con Jody tra il 2002 e il 2006 e lei lo aveva lasciato proprio dopo aver conosciuto Travis. Jody e Daryl Brewer però sono rimasti amici, hanno mantenuto dei buoni rapporti.
Derry sul banco dei testimoni descrive Jody come una ragazza responsabile e rispettosa. L'uomo per di più sostiene che ha un figlio. Ovviamente Jody ne era ben consapevole quando stava con lui. Pensate che andava molto d'accordo anche col figlio di Daryl. Lo adorava. Si adorava una vicenda. Terry però sostiene che la loro relazione stava comunque arrivando in un certo senso al capolinea. Infatti durante gli ultimi mesi di relazione l'uomo sostiene di aver trovato Jody cambiata. Era proprio una persona diversa e quindi si sono lasciati. Ma arriva poi Martinez per l'accusa e come al solito prende la palla al balzo e chiede a Daryl Brewer se Jody, il 2 giugno del 2008, era passata da casa sua prima di partire per il suo viaggio. Ma soprattutto, prima che se ne andasse, lui le aveva davvero dato 2 taniche di benzina? Daryl Brewer risponde, sì, è così. Ma qual è il problema? Beh, il problema è semplice. A che diavolo servivano a Jody 2 taniche di benzina? La California è piena zeppa di posti dove fermarsi a fare la benzina. Quindi Martinez ha ipotizzato che Jody si fosse fermata nei pressi di Pasadena, proprio col fine di recuperare 2 taniche di benzina, per poi andare a Mesa, in Arizona, e a Salt Lake City subito dopo, senza essere ripresa. Come già vi ho detto poco fa, la California è piena di rifornitori. Di certo la benzina non manca, è la privacy che manca. Infatti ogni distributore automatico solitamente ha una sua telecamera di sicurezza e Jody doveva arrivare a Salt Lake City senza lasciare traccia del fatto che fosse passata per l'Arizona. Anche solo uno stupido pagamento automatico sarebbe risultato sospetto. E a questo punto se Jody è partita da Pasadena pensando di non lasciare tracce, passando per l'Arizona e arrivando a Salt Lake City, le carte in gioco cambiano alla grande. Perché Jody non voleva dimostrare di essere stata nei pressi di Mesa, in Arizona, proprio dove abitava Travis? Beh, la risposta a questa domanda sorge abbastanza spontanea, perché era premeditato. Arriviamo quindi al 4 febbraio del 2013, quando è la stessa Jody Arias ad andare al banco dei testimoni. La ragazza ammette di aver freddato il Travis il 4 giugno del 2008. Ma la domanda che tutti si ponevano in quella stanza di tribunale era: perché mai? Jody a questo punto risponde in modo davvero freddo, perché mi ha aggredita ed io mi sono semplicemente difesa. A questo punto Kirk Nurmi svela tutti i dettagli più scabrosetti della vita intima tra Jody e Travis, dopo che Jody si è convertita al mormonismo, in una chiesa con una cerimonia che si è svolta nel sud della California. Sud della California, di conseguenza, erano a casa di Jody e la ragazza ammette che appena dopo il battesimo sono subito immediatamente tornati a casa sua. E subito dopo il battesimo Travis voleva fare già le cose sporcaccine, malandrine. Al banco dei testimoni Jody appare imbarazzata. Ammette che non era molto concorde all'idea di fare già cosacce, quantomeno non il giorno stesso della sua conversione. Però non ha detto a Travis di fermarsi. Ed è a questo punto che cose briconcelle e religione si incrociano incredibilmente tra loro, creando un vero e proprio caos. A sostegno delle parole di Jody, la difesa legge un messaggio che Travis aveva inviato a Jody tramite il cellulare. In quel messaggio, ma poi ne vengono mostrate anche altri, è evidente. Travis dice un sacco di cose sporcaccine, un sacco! Ma le dice anche delle cose umilianti. Chiama spesso Jody in modi terribili, le dà praticamente sempre della poco di buono, a quanto dice Jody anche in dei contesti intimi. Insomma, Travis non si può proprio definire quello che io chiamerei un tenero amante. Però, nonostante queste accuse contro Travis più che lecite, Jody si comporta come se ogni volta che ha fatto cosacce con Travis non era d'accordo nel farle. E la ragazza ammette che a seguito di determinati fatti, più volte, ha pensato di voler chiudere i rapporti con Travis, però non ce l'ha mai fatta. Quindi il loro rapporto era assolutamente malato, malsano. È chiaro che dietro questa faccenda c'era un grosso abuso emotivo. Peraltro in aula viene fatta ascoltare una chiamata bricconcella che i due avevano avuto e dopo quella chiamata è chiaro che Travis abbia il potere. Era sempre lui che dominava la situazione, sempre. Quella registrazione era chiaramente una vittoria per la difesa. Finalmente erano riusciti a raccontare in tribunale l'altro Travis, quello che Jody descrive. E tramite quelle registrazioni, tramite quella chiamata, Travis appare effettivamente come un uomo violento, ma ovviamente questa situazione viene presa un po' ribaltata dall'opinione pubblica, in quanto nella telefonata che hanno fatto sentire in tribunale la ragazza non pareva estranea in quell'audio, insomma partecipava anche a lei alle cose bricconcelle che le diceva Travis. Di conseguenza l'opinione pubblica continua a puntare il dito verso Jody, anche perché mettersi contro la vittima in un processo del genere è davvero un passo sempre tantissimo azzardato. Comunque
Kirpin Ormi finalmente dà la possibilità a Jody di raccontare come siano andati i fatti. La ragazza, essendosi appellata alla legittima difesa, deve per forza spiegare in tribunale cosa diavolo sia successo. Quindi Jody racconta la sua storia. Stava scattando delle foto in bagno con la macchina fotografica di Travis, ma Jody sfugge dalle mani la macchina fotografica di Travis e Travis si incazza, inizia ad attaccarla, la colpisce, la insulta, le dice che anche un bambino sarebbe stato in grado di tenere in mano una macchina fotografica senza farla cadere. Quindi Jody in quel momento è spaventata e che cosa ha fatto? È andata di corsa verso il corridoio e ha chiaramente sentito che Travis la stava inseguendo. Quindi si è chiusa nella cabina armadio. Jody si è ricordata che nella cabina armadio Travis teneva la pistola e quindi l'ha recuperata. Per poi andare a muso duro contro Travis, puntandogli ovviamente arma contro. Travis però ha una reazione estremamente rabbiosa e la minaccia dicendole: adesso ti faccio fuori. E io qui ho pensato, sì, ma Travis sfuggiva il fatto che l'arma non ce l'avesse in mano lui. Vabbè, in ogni caso, anche se Jody è quella armata, ha comunque paura della sua incolumità. Jody quindi sostiene di avergli puntato l'arma contro. Travis poi si è scagliato contro di lei e Jody, senza neanche rendersene conto, ha fatto fuoco. Ed è da questo momento che inizia il problema. Jody ammette quello che ha commesso, ma purtroppo ricorda poco, è molto confusa. Jody non ricorda di aver usato il coltello contro Travis, non ricorda di averlo trascinato. Jody dice che l'unica cosa che ricorda era che tentava di scappare. Basta. E ovviamente questa perdita di memoria era stata causata da ciò che aveva fatto. Quello che aveva vissuto Jody era un forte trauma e quindi la sua mente ha eliminato i ricordi cruciali di quel momento. Poi è di nuovo il turno dell'accusa e Juan Martinez parte con il controinterrogatorio. La testimonianza di Jody era risultata lacunosa e offuscata e quindi Martinez parte immediatamente guardando Jody e chiedendole: il suo problema è un problema di memoria recente? È forse iniziato durante la sua testimonianza? Jody però non si fa prendere dal panico e gli dice: no, è iniziata molto prima. Martinez quindi chiede: e di quanto tempo fa stiamo parlando? Jody quindi risponde: ma non so se questo posso definirlo realmente un problema, ma non ricordo alcune parti della mia vita, dipende dalle circostanze. Martinez a questo punto gli chiede: e quali fattori possono contribuire alla perdita di questa sua memoria? Jody a quel punto è incazzata. Risponde in modo molto tagliente, dicendo: succede quando un uomo mi aggredisce e mi calpesta. Sa, come faceva Travis. Presente? Martinez a questo punto tira fuori un'altra prova, ossia il diario segreto di Jody. La ragazza su quel diario non ha scritto nulla di negativo su Travis. Jody non ha scritto di aver subito maltrattamenti dall'uomo. Anzi, su quel diario ci sono pagine e pagine in cui Jody descrive il grande amore che provava per Travis. Niente di più. E anche qui Jody se ne esce con una teoria un po' bizzarra. Dice che non aveva scritto quegli episodi sul diario perché credeva nella legge dell'attrazione. E Jody questa legge dell'attrazione la descrive esattamente così. Non bisogna pensare, parlare, leggere, scrivere o nominare cose negative. O queste prenderanno sopravvento sulla nostra vita. Ecco spiegato il motivo per cui Jody sul diario non ha mai scritto nulla sul temperamento di Travis, che però durante il processo viene messo alla luce. Come? Jody però a un certo punto si ritrova a Martinez che le mette davanti al naso le foto della scena del crimine. A quel punto Jody crolla in un pianto disperato e lo ammette, dice: sì, è colpa mia, l'ho fatto io. La difesa quindi conclude ed entrambe le parti preparano le arringhe finali. Juan Martinez si concentra su come è stato freddato Travis. L'uomo dice: Jody non ha solo freddato Travis senza pietà, ma non vuole neanche farlo riposare in pace, perché con tutte le sue bugie Travis non può riposare in pace. Dopodiché per la ringa finale arriva Kirk Nurmi e parte dicendo immediatamente: qui non dovete decidere se Jody Arias vi sia simpatica o meno. A me sta sulle balle 9 giorni su 10, ma le prove a disposizione dimostrano chiaramente o che Jody Arias sia stata costretta a difendersi e non sapeva quando fermarsi, oppure che ha ceduto ad uno slancio di rabbia dopo una discussione avvenuta con Travis in bagno. Kirk Nurmi conclude dicendo: se ha fatto ciò che ha fatto è stato a causa di un impeto e si tratta di omicidio colposo, nient'altro. Dopo 4 mesi il caso è in mano a 12 giurati. I giurati in prima battuta riescono a raggiungere un verdetto più o meno unanime. Arriviamo quindi all'8 maggio del 2013, quando dopo 4 giorni di discussione la giuria sostiene di aver raggiunto un verdetto. Nel tribunale si sente: lo stato dell'Arizona contro Jody Ann Arias, primo capo d'accusa. La giuria, in riferimento al caso sopra menzionato, dichiara l'imputata, in base al primo capo di accusa di omicidio di primo grado, colpevole. Fuori dal tribunale, dopo questa sentenza, la gente sta festeggiando. Però a 2 settimane dal verdetto la giuria deve anche stabilire una condanna. E la condanna si basava su un quesito: pena capitale
Oppure no? Jody doveva vivere o morire? Ebbene, 8 giurati hanno votato per la morte e 4 per la vita. E se la giuria non riesce a raggiungere l'unanimità in fase di decisione della pena, il giudice può solo annullare il processo. Ed è effettivamente quello che è successo. Lo Stato poteva evitare un nuovo processo scartando la pena di morte e condannando Jody all'ergastolo. Ma i fratelli di Travis non erano d'accordo. Volevano la pena di morte e l'accusa, di fatto, teneva in grande considerazione la volontà della famiglia. Passa un anno e mezzo e tutti tornano in aula. Stessa aula, stesso giudice, stessi avvocati, era tutto identico, tranne la giuria. Il processo si conclude il 25 febbraio e la giuria, dopo 6 giorni di discussione, invia una comunicazione al giudice Sherry Stevens. Di nuovo la giuria non è all'unanimità e questa volta contro la pena di morte era solo un membro di tutti i giurati. Ma questo non cambiava i fatti. Dopo questi due processi non andati a buon fine, per l'accusa c'è la fine dei giochi, in quanto in base alle leggi dell'Arizona l'accusa ha 2 opportunità per richiedere la pena capitale. Arriviamo al 13 aprile del 2015, quando il giudice finalmente emette la sentenza. Jody è condannata al carcere a vita, senza libertà di condizionale. Dal 2016 Jody sconta la sua pena presso il Dipartimento di Correzione dell'Arizona. Detto questo, ragazzi, io ho finito di parlarvi di questo lunghissimo caso che spero possa essere stato di vostro gradimento. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo caso, cosa ne pensate di Travis. E, insomma, è una, secondo me è un caso abbastanza particolare, anche perché appunto c'è di mezzo la religione, quindi insomma. Io sono curiosissima di sentire la vostra opinione, potete lasciarmela tranquillamente qui sotto nei commenti. Detto questo, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione, mi raccomando fate i bravi, mangiate le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.